Andiamo al capitolo della pubblicazione degli atti concessori. Finalmente, dopo quasi 20 anni di opacità e segreti, il 27 agosto scorso abbiamo pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture tutti i contratti di concessione delle autorità delle autostrade e tutti i relativi allegati. Nonostante le pressioni interne ed esterne che abbiamo subito, abbiamo messo a disposizione della collettività atti che tanti cittadini, per favore, nel corso degli anni, l'intervento, poi ognun partito avrà il suo momento per poter intervenire. Abbiamo messo a disposizione della collettività atti che tanti cittadini nel corso degli anni hanno richiesto all'amministrazione, vedendosi sempre sbattere portoni in faccia. Il ministro, siccome si è assunto questa responsabilità, dica pubblicamente e al Parlamento quali sono le pressioni interne ed esterne, i nomi e i cognomi che ha ricevuto, non solo perché saremmo in presenza di un reato, ma perché il dibattito di questo Parlamento non può avvenire senza sapere questo particolare, è evidente. Credo che in modo propedeutico rispetto al proseguimento di questi lavori, lei sia tenuto ad inviare il verbale della seduta odierna alle autorità giudiziarie competenti. Che c'è un articolo del codice di procedura penale, che è il 331, che obbliga il pubblico ufficiale, laddove vi siano dei segnali di reato, a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica. E questo è un obbligo a cui immagino lei non intenda sottrarsi. Ove gli atti non fossero pubblici. No. E accetti il consiglio di rappresentare ad una Procura della Repubblica le parole che abbiamo noi sentito, altrimenti verrebbe meno a quel principio iscritto nella prima riga dell'articolo 8, che lei ci rappresenta, e per rappresentarci un fatto di questa gravità deve essere rappresentato da lei alla Procura della Repubblica a nostro nome. Un ministro che subisce pressioni, ancor prima, con tutto rispetto a quest'aula parlamentare, di riferirlo in Parlamento, dovrebbe rivolgersi alla Procura della Repubblica. Non vedo perché deve nascondere a noi i nomi di quelli che hanno fatto pressione su di lui. Ce li dica, non li nasconda, non sia loro complice e colluso con quelli che lo hanno minacciato. Egli è un pubblico ufficiale, ha l'obbligo di denuncia, capisce? Dica chi ha fatto pressioni commettendo un reato nei confronti di un governo che doveva fare alcune cose. Quindi io mi richiamo alla sua competenza, al suo obbligo di richiamare il ministro Toninelli a dire le cose con trasparenza qui. Anche lei è un pubblico ufficiale che ha preso in quest'aula l'esistenza di possibili notizie criminis, che ha l'obbligo, ex articolo 333, di riferire in nome e per conto, così come le chiede quest'aula, alla Procura della Repubblica. Quindi va la nostra solidarietà al Ministro, se si è sentito pressato nell'esercizio delle sue funzioni. C'è anche il Ministro di Giustizia presente, capire quantomeno se c'è stata una violenza, una minaccia. Come intende porre questa questione, signor Presidente? Grazie. Grazie.